mia, che calura! Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Oggi un nuovo video dei preferiti, i preferiti di questo caldissimo luglio. Eh sì, perché diciamo che in questo luglio ho dovuto rivedere le mie abitudini cosmetiche e anche della body care, perché naturalmente molte cose che usavo con un caldo normale non ho potuto più usarle con questo caldo bestiale. Da voi quanto sta il termostato? Sì, il termostato. Da voi a quanto sta la temperatura? Oggi qui si sfiorano i 43 gradi / 44 e sono percepiti tutti. Meno male che non c'è umido, perché sennò sarebbe da suicidio. Anzi, scusate il sottofondo, ma ho il ventilatore attaccato perché con la finestra chiusa, se no sarei morta e voi, sono sicura, non volete questo. Bene ragazzi, allora ecco i miei preferiti di questo mese. Se vi segnalo un prodotto, pur essendomi stato inviato, state tranquilli che il prodotto è come vi dico io, almeno sulla mia pelle e, per la mia esperienza. Questo mettetelo sempre per tutti i prodotti, inviati e non, perché quando si parla di cosmesi, di beauty care, ogni pelle reagisce in maniera diversa, quindi mi raccomando, prendete tutto per quello che è, ma sempre con grandi pinze adattabili al vostro tipo di epidermide. Cominciamo subito e cominciamo col problema più grande che ho avuto in quest'estate. Mai avuto un problema del genere, la deodorazione. Io nella mia vita, grazie al cielo, non avevo mai puzzato. Ebbene, in una torrida sera di luglio mi sono accorta che il mio deodorante mi aveva abbandonata. E meno male, stavo tornando a casa quando mi sono resa conto di questa cosa e quindi è cominciata la mia spasmodica ricerca di un deodorante che funzionasse. Nei prodotti finiti che vedrete in seguito vedrete quanti deodoranti ho provato e quanti ne ho cercati. Alla fine sono giunta per fortuna alla combo che per il mio tipo di sudorazione, per il mio pH è fantastica, e la combo è data, tra l'altro, è data da questi due, da i due deodoranti di Allume di Rocca della Natura Amica. Allora, questo è lo stick di Allume di Rocca classico, ecco, gocciola, lo mettete sotto l'acqua, lo passate sotto l'ascella, non emana nessun odore ed è proprio un inibitore della puzza, diciamo così, senza farvi male perché è tutto naturale. Però io amo profumare dalle ascelle, non puzzare, ma almeno un lieve profumo lo voglio avere. Questo costa sui 3,54 euro, ma lo potete trovare anche in offerta. Io l'ho preso al Famila e allo stesso prezzo ho preso anche questo deodorante No Gas Allume di Rocca Deo Vapo Naturale con profumazione al talco. Il profumo di questo leggerissimo, perché poi sotto l'ascella è leggerissimo, provato anche dopo depilazione selvaggia e con rasoio, non fa affatto male. Quindi devo dire che Allume di Rocca di Natura Amica io ve lo consiglio, casomai prima compratene una sola confezione, e io vi consiglio questa No Gas perché è più pratica e facile da usare. Dopodiché, se vi sta bene, la super combo è fantastica, consigliatissima, mi ha salvato l'estate e i vestiti. Altra cosa, altra scopertona del periodo, non merito mio ma merito della Puro Bio che me l'ha inviata, questo quindi è uno dei prodotti inviatimi dalle aziende, è la cipria compatta della Puro Bio. Ragazzi, una cipria che tiene, che non lucida per 4 ore con questo caldo bestia, anche stando fuori, perché questa è la cosa importante, passeggiando e camminando. Io l'ho sempre usata in combo con il loro fondotinta che invece ho comprato io prima di questo, e anche questo è un fondotinta a lunghissima tenuta, ve ne ho parlato nei salve estate, mi pare, vi metto qui il link. Comunque un fondotinta veramente veramente buono, che non lucida assolutamente, già con ciprie che tenessero meno di questa. Ma la cosa diventa veramente evidente, e l'indosso anche adesso,
la cosa diventa veramente evidente quando viene utilizzato con la sua cipria. La cipria io non l'ho mai usata da sola, l'ho usata sempre in combo con il fondotinta, devo essere sincera, ed è una cipria che si presenta, la mia è abbastanza chiara, infatti è lo 01, è una cipria che si presenta non particolarmente sottile, si chiama indissolubile cipria compatta ed è davvero indissolubile. La granulometria non è troppo sottile, ma è abbastanza sottile, ha anche qualche grumino all'interno, ma nella cialda, perché io la prelevo con il piumino, ma una volta stesa è veramente ottima. Come la uso? Perché bisogna vedere anche come la uso. La prelevo con il piumino e la tampono. Quello che avrete sul viso sarà un effetto un po' troppo gessoso, diciamo così, e allora poi nel passaggio successivo con la terra, con una terra molto molto lenta, passo su tutto per scaldare l'incarnato e viene via l'eccesso, però lascia una base levigata totalmente, totalmente fusa con il fondotinta ed il derma. Io so che non faccio male alla mia pelle, non secca, non tira, non spacca, non va nelle pieghette, sia lei che il fondotinta, assolutamente fantastica, anche quando dovessi sudare, perché a me è capitato di fare sia fitness con questo che anche con questa combo, che anche sudare perché ero sotto il picco del sole in mezzo alla strada. Bene, prendete un tovagliolino di carta, quello che avete, e fate così. Per esempio, nel momento in cui tamponate sotto, rimane tutto così e com'è, non se ne va, è meravigliosa. Ho trovato la cipria perfetta per me, su di me ha un ottimo effetto. La ricomprerò sicuramente quando mi finirà e sicuramente mi accompagnerà anche in inverno. In inverno forse la userò con il pennellone, perché non mi serve che aderisca alla pelle così tanto e che funga proprio da assorbente del sebo in eccesso, perché questo fa, ecco, assorbe il sebo e non cammina sulla faccia insieme al sudore. Quindi promossissima, buonissima, ve la consiglio. I prezzi giusti ve li metto tutti nell'info box. Altro preferito, salto di palo in frasca, è questo profumino della Rose Galley al fiore di fico. Buonissimo, freschissimo, una punta acre che ti risveglia proprio quando siete abbacchiati dal sole e avete quella astenia, vi sentite proprio venir meno, basta spruzzarsi una gocciolina di questo e una fragranza è vero, è vivace, ecco, il profumo di questo, l'essenza di questo profumo vi tira su immediatamente e vi tiene compagnia per un bel po' di tempo. E tra l'altro la cosa che mi ha fatto particolarmente piacere, perché una volta inavvertitamente l'ho messo così, ero scollata e l'ho messo prima di uscire, poi mi sono trovata sotto al sole, non mi è venuto nessun tipo di eritema. Ora non vi sto dicendo di spruzzarvi di profumo Rose Galley e andarvi a mettere sotto al sole, assolutamente no, vi sto semplicemente dicendo che non è tanto aggressivo da suscitare un eritema pazzesco sotto una breve esposizione al sole, se dovesse mai capitare, cosa che invece a me con altri profumi capitava. Con questo, fortuna, casualità o merito suo, a me non è successo. E in più, comunque, quello che mi piace di questa fragranza è il fatto che sia, appunto, come vi dicevo, vivace, allegra, sprintosa, che tiri su e nello stesso tempo che non sia troppo invadente. Infatti dopo 2-3 orette lei scema e se ne va, gli altri la sentono, voi non la sentite più. Il prodotto preferito su cui non avrei scommesso una lira è questo set Ash Brown E963 della Wet n Wild per le sopracciglia. Scusate, è tutto sporco perché è quello che io adopero quotidianamente, e siccome non è un campione fantoccio ma è quello che realmente uso per le mie sopracciglia tutti i giorni da più di un mese a questa parte, ve lo consiglio. Come lo uso? Io spruzzo un po' di tonico o di acqua termale sopra le cialdine, quindi prelevo con lo stesso pennellino il prodotto e lo passo, faccio un mix dei due per il mio colore e lo passo. Non uso la cera, ogni tanto quando ci va l'acqua rimpingo il pennellino là dentro e lo passo sulle polveri, è ottimo. Non ho bisogno di gel, non ho bisogno di pastrocchi sulle sopracciglia che comunque fanno sempre materia e che in controluce stanno bruttissimi secondo me da vedere. Ho visto delle ragazze, delle signore che avevano questi
mascara per sopracciglia, proprio si vedevano le particelle, stava veramente male, sembrava avessero le sopracciglia sporche in controluce. Invece con questo gap non capita ed è fedelissimo, la polvere è bagnata e messa, sta ferma, non si muove. In più le ciglia, le sopracciglia, bagnandosi col pennellino e passando velocemente, stanno fissate e non si muovono. Certo, se poi voi fate così, ovviamente si muovono e vi impastricciate tutti, però con un utilizzo normale della cosa, diciamo che va benissimo. Ottimo, 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 meno di 4 euro, grande soddisfazione per l'estate, quindi con il sudore non succede nulla, sta tutto fermo, affidabilissimo. Altri prodottini low cost che si stanno comportando benissimo durante l'estate, ho anche quella nera, ma vi ho preso solamente due perché sono quelle che ho su oggi, sono le matite long lasting della Essence, delle matite automatiche semplicissime che costano, mi pare, 2,99 o 1,99, ditemelo voi, comunque lo troverete nell'info box, e che sono affidabilissime. Anche col caldo più torrido non colano, si fissano e rimangono lì ad adornare e contornare il vostro occhio nel migliore dei modi. Quindi posso consigliarvele, questo dorato è stupendo, se lo trovate prendetelo e mixatelo con il marrone, viene fuori un marrone cangiante dorato stupendo, piccola dritta che vi do così en passant. Ottime queste matite automatiche, buonissima anche quella nera. Altro prodotto che quest'estate sto adorando, ma che io adoro già da molti anni, è questo Double Touch della Kiko, la tinta per labbra Kiko. Questo colore che vedete nella fattispecie è il 111 ed è quello che indosso anche oggi. È un colore molto fedele, è un bellissimo colore che comunque risulta lucido sulle labbra e che vi accompagna per 8 ore. L'unica rogna di questo prodotto è la rimozione la sera, perché veramente dovete stare lì a insistere affinché vada via dalle vostre labbra. Però la Kiko, diciamo che con queste tinte ha veramente fatto centro, sono le tinte migliori che io abbia mai provato, e con 7 euro vi togliete veramente il pensiero del rossetto per tutta la giornata. Ottimo. Adesso vi faccio vedere una cosa che per me è inaspettata. Lo so, è lunghetto, ma ho tantissimi, tantissimi prodotti da farvi vedere. Questa Lash Base, che è una tinta, è una base per sopracciglia della Essence, è appunto la base che si dà sotto per far o volumizzare il mascara, quindi farlo performare meglio, oppure meglio ancora per fare spiccare i mascara colorati. Fantastica, si fissa, da volume, da spessore, e i mascara scolorati risaltano alla perfezione. Io la uso soprattutto nelle ciglia inferiori, l'avete vista all'opera nei video precedenti, quella dove avevo il vestitino giallo con il mascara blu, e guardate come fa risaltare il blu del mascara. Noi sappiamo bene che i mascara colorati molto spesso, ciaone come si dice in questo periodo, noi li mettiamo, ma lo sappiamo solo noi che abbiamo il mascara colorato. Con questa sotto lo sapranno anche gli altri. 2 lire, 2,99 euro, e vi risolvete un grande grande problema e fate performare bene i vostri mascara. Due prodotti che sto adorando della P2 sono due prodotti per la cura delle mani, non sono proprio per la cura, è per meglio stendere lo smalto. Allora, uno l'ho comprato io, è questo, uno me l'ha inviato l'azienda ed è questo. Quello più curioso è quello che ho comprato io, e ve l'ho fatto vedere en passant in un altro video, ma questa volta, avendo avuto un forte mal di schiena la settimana scorsa, posso assicurarvi che lui è adorabile, perché anche se io ho mal di schiena, non pensiate che mi stia ferma lì a meditare il soffitto, devo comunque muovermi, devo uscire, e se mi si sbecca lo smalto o se voglio cambiare lo smalto, lo cambio anche col mal di schiena, lo so, sono psicopatica. Però col mal di schiena arrivare ai piedi è stato veramente difficile. Allora cosa ho fatto? Ho messo questo Color Stop Fluid tutto attorno al letto ungueale, proprio nelle pellicine tutto attorno. Quindi ho passato lo smalto tipo bruscia, così, infischiandomeli dove andasse. Quindi ho rimosso la pellicola che questo Color Fluid rilascia, dove lo ponete, e l'unghia era pulita.
ho dato lo smalto più svogliato della vita nella maniera più precisa della vita. Allora, come funziona questa piccola innovazione? Ha questo pennellino così, sottilissimo, come quello della liner. Voi stendete questo lattice attorno al letto ungueale, così, copiosamente. Fate asciugare un attimo, ci sta veramente 30 secondi, dopodiché passate il vostro smalto e quando tutto sarà perfettamente asciutto, per non incorrere in gap, quando tutto sarà perfettamente asciutto basterà passare il dito e rimuovere la gommina che si viene a formare. E così, se sbavate nel frattempo che date lo smalto, non importa, perché tutto attorno tornerà uguale. Mentre ho usato la loro penna correttore, appunto questa mi è stata inviata, per sistemare la parte dove magari sbagliavo attorno alle mani. Perché ve la segnalo? Voi mi direte, non è una penna correttore come tutte le altre? Nell'80% della situazione sì, però ha un paio di cose diverse. Innanzitutto la punta dura molto di più e ha un profumo diverso da tutti gli altri pennini che ho provato, che di solito sanno molto di fragola, e a me quel sapore di fragola dà un po' fastidio. Invece questa è più agrumata e già il profumo mi aggrada di più. In secondo luogo poi questa penna ha questa punta che mi è durata, adesso sono 6 smalti che sistemo, 6 passate di smalto che sistemo con questa penna, e ancora la punta è utilizzabile. Io però con tutte le mie punte, non solamente con questa della P2, ho un'accortezza sempre. Quando rimuovo grandi zone di colore, mi preparo un dischetto con del solvente e vado a pulire la punta man mano che la utilizzo. La differenza tra questa e le altre punte è che in questa operazione le altre punte perdono quasi sempre la punta, questa invece ancora la mantiene perfetta, e anche il grado di imbibizione del pennino è ottimo. Al settimo utilizzo della stessa punta io utilizzerò ancora la punta vecchia, perché è buona. Cosa significa? Che dura di più, quindi che risparmiate, e per questo ve la consiglio. Consigliatissime anche della Puro Bio il Cajal numero 02, è una matita occhi burro, color burro, morbidissima, vi faccio vedere, morbida, non so se vedrete niente a questa distanza, ma la cosa stupenda di questa matita, che mi vedete anche adesso, come consigliatissima, è sempre della Puro Bio e sempre inviatami, questa matita, il Cajal numero 02, è una matita occhi burro, color burro, morbidissima, vi faccio vedere, morbida, non so se vedrete niente a questa distanza, ma la cosa stupenda di questa matita, che mi vedete anche adesso, è che io l'ho messa sull'occhio 2 orette fa e ancora c'è. Quante matite bianche vi rimangono sull'occhio per più di mezz'ora dopo l'applicazione? Io ne ho provate tantissime e tutte se ne andavano. L'unica accortezza che utilizzo, ma la utilizzavo anche con le altre matite che non mi rimanevano, è di tamponare sopra con un po' di cipria. Io cosa faccio? Metto la matita e poi con un pennellino tampono sopra con l'indissolubile della Puro Bio e mi trovo benissimo. Non dà quell'effetto burro morti viventi, quindi quella linea troppo bianca che stacca troppo, è naturale, ammorbidisce lo sguardo e sta su, che è una meraviglia. Un altro prodotto che trovate adesso in sconto è questo correttore bianco della Wycon, ed è appunto un correttore assolutamente bianco. Io non lo uso nella zona perioculare, ma lo uso come illuminante qui nello zigomo, perché a me gli illuminanti troppo iridescenti non piacciono, specialmente per la mattina. Però mi piace avere una zona un pochettino più luminosa, e questo è veramente carino e tiene molto anche in estate, e con questo leggero abbronzatura, ma proprio ce l'ho minima, risalta ancora di più, perché in inverno bianco su bianco si vede non, ma d'estate sta carinissima, quindi ve lo voglio consigliare anche perché adesso è in sconto a 3,50 euro, l'ho visto la volta scorsa da Wycon e ho detto vabbè, lo dico alle ragazze, magari a loro interessa. Altro prodotto con cui mi sono trovata molto bene, e lo potete vedere qui,
è un altro top coat che è alterno al mio classico della Essence, quello che vi ho fatto vedere nel video su come fare durare tanto lo smalto. Questo è l'Ultra Wear della P2. Questo smalto, questo top coat l'ho comprato io devo fare questo distinguo oramai, ed è un top coat affidabilissimo, 4 giorni pieni di smalto con un effetto più discreto, non dà un effetto gel bombato, ma dà un effetto lucidissimo e asciuga alla velocità della luce. Ottimo, lucidissimo e brillantissimo lo smalto fino all'ultimo giorno ed è veramente veramente buono, è uno dei top coat miei preferiti, che io li alterno per non terminarli, no? Perché poi ho paura di non trovare più questo o di non trovare più l'altro che uso con grande soddisfazione, quindi questo è un altro top coat, quindi se non trovate l'uno prendete l'altro o viceversa, che fa durare tanto il vostro smalto e performa molto molto bene ad un prezzo contenutissimo, mi pare 2,99 euro, e questo lo suggerisco per questi mesi perché è già un'asciugatura rapida nei mesi normali. Con questo luglio torrido, in pratica appena lo mettete lui asciuga, cioè evapora, e lo smalto è bello e pronto, quindi può essere un valido aiuto per l'asciugatura dello smalto in questo periodo. Basta cianciare, questi tutti i miei preferiti per questo mese, come vedete erano tantissimi, spero che questi consigli vi possano essere utili e soprattutto spero di avervi tenuto un po' compagnia in questa giornata calda e assolata. Se il video vi è piaciuto mi raccomando regalatemi un pollice in su, seguitemi su tutti i miei social di cui vi lascio nell'info box il link, seguitemi anche su Due Cuori Una Cappa e su Arte per Te. Vi aspetto ovunque e soprattutto vi aspetto qui per il prossimo video. Ciao!